Grande festa ieri ad Anversa in occasione della memoria della Madonna delle Grazie. In tanti hanno partecipato alla Santa Messa e al corteo processionale che ha attraversato le contrade di uno dei borghi più belli d'Italia. Ad accompagnare il suggestivo clima di amicizia e di aggregazione sociale è stata la banda Dentro d'Acqua. Incontrando gli anversani abbiamo avuto la conferma come questo piccolo borgo di montagna incontaminato rappresenti una gettonata meta turistica durante l'estate per le sue bellezze naturali e per l'eccellenza dei suoi prodotti. Anversa diventa una meta turistica durante l'estate. Sì, è un bel paese, accogliente, tutto. Quindi speriamo che vengano in tanti a vedere come vengono trattati i turisti qua. Non posso dire altro. Filippopola e la piccola Parigi. Vivo sì, certo che vivo. Voi siete contenti di accogliere i turisti in questa fase dell'anno? Come no, i borghi più belli d'Italia, siamo contenti sì, no? Che cosa dico? Può offrire a Anversa per una distensione del corpo, della mente? Ecco, lo vedi. Lo vedi, no? La passeggiata, natura, acqua, fresco, siamo a posto. Le potenzialità e le enormi capacità produttive di Anversa vengono fuori particolarmente in questo periodo dell'anno, ma il lavoro perché turismo, natura e agricoltura domestica si stringano la mano è assiduo e costante, come ha sottolineato Nunzio Marcelli ad Onda TG, che ha ricordato come proprio Anversa sia un centro di promozione del pascolo e dei prodotti genuini. Dovrebbe solo ripristinare un'agricoltura che era caratteristica di 40-50 anni fa, dove praticamente i paesi erano autosufficienti. Oggi si parla tanto di globalizzazione e di garanzia alimentare. Stranamente per soddisfare questo tipo di esigenza bisogna tornare 50 anni indietro e si riesce ad avere una dimensione. Solo sono un po' tramontate quelle pratiche culturali che erano caratteristiche di quegli anni e anche perché per fortuna è diventato anche meno faticoso da un punto di vista fisico, perché ci sono tutta una serie di attrezzature che hanno agevolato questo tipo di lavoro.